Weekend Dance. Che piacere, maestro, che piacere, quando te vedo, maestro, abbraccia il nonno più bello d'Italia, no, e i suoi cinque nipoti. Non sto facendo successo come nonno, no, non un artista. Perché non è vero, tu sei sempre il nostro scugnizzo, sempre, però... Ma secondo te se facciamo un asilo che io mi tengo tutti questi creature... Vabbè, che se tu lo lanci l'appello lì ti faccio vedere quanti... Immagina a me mi sa tutti No, perché è fantastico, e poi... I nipoti sono una cosa meravigliosa, io non lo so. No. Tu sai, ce l'hai già i nipoti? Io ancora no al momento. E quando avrai un nipote su manicomio? Io dico per quelli di perché Milano. Perché facciamo quello che con i figli magari non bra, abbiamo non si il fa, iniziamo, tu ne vieni. Siamo pronti, arrivata. Per quelli di Milano, a Napoli, i figli sono pezze e corino, puto che sono. Sì, pezze e io già faccio se di giù, accompagniamo quando tu non ci posso sentire. Sulla mia voce è stato tu, c'è la mattina non c'è stupa, c'è passione. Tour straordinario, sold out in tutte le città d'Italia, poi parleremo anche di altri paesi fuori Italia, perché c'è anche un European Tour importante. Torno in Campania, questo è un posto bellissimo, mamma monumentale mia. San Leucio di Caserta. Non ero stato mai e devo dire che è spettacolare, veramente. Ecco, cioè l'Italia ha delle bellezze nascoste, perché lo posto così si vedessero gli americani, sa che pubblicità ci facesse. È vero. Sold out da diversi mesi, quindi qua si poteva fare anche più di una data, ma una... No, ma io, a me piace fare una data, pure se c'è la richiesta di 100 date. Mi piace fare così perché gli artisti sono come innamorati. Cioè, è vero, cioè, è vero. Perché? Cioè, perché la gente ti deve vedere e poi deve soffrire per vederti. Ti deve desiderare. Tu raggruppi tante generazioni, 4, forse 5, cioè tu da piccolino, cioè il caschettino bio, come è diventato bianco, siamo bianchi. L'importante è che non siamo bianchi. No. Però diverti tutti, cioè no, non c'è diverto. Città italiana che non si diverte con no, te. No, ma mi diverto perché bisogna parlare dei valori seriamente, ma anche scherzando, anche ridendo, senza pietismo, no? Senza. Si può parlare di valori. E io faccio questo tutte le sere, racconto di me per raccontare noi, per raccontare gli altri. Faccio le canzoni che vuole il pubblico, per esempio, questo adesso, stasera si chiuderà il tour estivo, no? Esatto, l'ultima data. E quindi stasera la gente si diverte perché c'è molto anni 80, sai, ovviamente. E è gli anni 80 che ci portano le generazioni. Poi la musica aiuta a comunicare.
non c'è un mezzo di comunicazione più bello e importante, la musica sì. La musica non può cambiare le cose, ma è messaggera, sai, messaggera. I messaggi sono importanti perché poi capitano delle cose che non devono capitare, però la musica con i messaggi può aiutare o certo. a prevenire determinate situazioni. No, può aprire, è un pensiero, esatto, può essere un pensiero importante. Poi un pensiero che arriva a tutti perché poi la musica piace a tutti. Insomma, la gente si mette in una macchina, si sente una canzone e può sentire anche. Certo, è normale che le canzoni sono. Ci sono delle canzoni che si scrivono proprio per fare presa sul pubblico, ci sono delle canzoni che si scrivono perché hai qualche cosa da dire, che esce da dire. E che trasmette. Però va sempre rispettato tutto. Tutto bello. Tu sei il poeta che non. Io sono il poeta che non sa parlare. E meno male. Infatti, vedi come. No, tu parli bene, scrivi bene e canti bene. Quindi sì. il titolo del tour. No, la mia professoressa, quando ero ragazzo. Sì. Io scrivo le cose molto più grandi di una persona, di un bambino che ero. E un giorno mi ha detto, tu facevi proprio errori, cioè bambini italiani è una lingua straniera, figurati, facevo proprio degli errori. E lei mi ha detto, tu sei un poeta che non sa parlare, ma arriva al cuore anche quando ti esprimi male. Quindi significa, l'importante è come arrivi alla gente, esatto. Poi come vuoi parlare, vuoi parlare. L'importante è arrivare al cuore e lì ci arrivi da tanti anni. Ma esatto, l'importante è essere dalla testa e dal cuore, no? Questo quindi ti sei ricordato dell'insegnante e poi ti. Voglio ricevere ma diventare intelligente non è che andare a scuola. Bravo. L'intelligenza o si è o non si è, non è che la scuola è una laurea di intelligenza. Si può pigliare tutte le lauree. Poi io ho conosciuto tante persone colte che sono meno intelligenti di persone che non hanno una cultura. Quindi è vero. La cultura e l'intelligenza sono due binari completamente diversi. Nino, termina il tour estivo 2023, ma andiamo in Svizzera, andiamo in Belgio, andiamo in Germania, quindi diamo un messaggio internazionale della tua musica. Ma sai, da dopo il coronavirus, queste cose qua, non ci sono più andato, quindi mi aspettano tanto. Quindi stanno aspettando lì. Noi abbiamo tanti emigranti, no? Noi a volte parliamo di immigrati, queste cose qua, noi abbiamo tanti emigranti all'estero. Per cui abbiamo un'altra Italia, ma sono tanti gli italiani nel mondo. Nel mondo ne sono tantissimi. E io sono una di quelle espressioni che c'è stato di più là. Poi ci sono anche altri artisti, altri miei colleghi che ci vanno. Però su poi passare, quando arriviamo calabrese, siciliano, stanno tutti lì, napoletano. Stanno aspettando il poeta lì. No, stanno aspettando che io canto Napoli. Cioè, questo non è un inno mondiale. Nino, diciamoci, il terzo scudetto l'abbiamo cucito sulla mano. No, aspetta, ma. Cioè, capito? Cantare l'inno, la tua canzone storica, quale migliore canzone della tua per la squadra del Napoli? No, ma la cosa, la bella cosa, perché questo pezzo è un pezzo che è stato scritto al primo scudetto, prima del primo scudetto. 1900. Io ebbi la fortuna che Napoli vinse il primo scudetto e quindi diventò nell'87. Però quest'anno Aurelio ha fatto, cioè mi ha fatto una bella azione, ha fatto diventare questo inno ufficiale. Insomma, tu sei instancabile, giri il mondo da tanti anni, trasmetti tante emozioni a tante generazioni, come ho detto prima, ma le tue emozioni col pubblico, da città a città, e poi quando torni in campagna, che emozioni hai poi? Ma guarda che io sono talmente un uomo fortunato che la sera quando vado sul palco è come se la città non cambiasse. Esco e sono a casa mia con tutta questa gente e mi diverto. Perché cioè, quando ero ragazzo io mi impegnavo pure di più perché nel senso volevo arrivare. Oggi la gente non mi chiede solo, mi chiede solamente di essere quello che sono. Non è che non viene qua e dicevo che si aspetta a me. La gente a me si aspetta che si fa una risata, si aspetta una bella canzone. Ma non viene qua per giudicarmi. Possiamo e quando tu non sei giudicato, bravo, è la vera libertà. Bravo. Cioè tu sei un uomo, un artista libero e si diventa artista libero col tempo, con la storia. Se tu hai assolutamente. Ho fatto, come hai detto tu prima, sono più generazioni, per cui la sera quando mi diverte e basta. E non piacere, dovrei pagare io il pubblico.
Quindi possiamo dire che tu sei l'uomo, il poeta della porta accanto. Bravo, wow. Cioè, Nino Nanzio, il poeta della porta accanto. Questo è il prossimo tour, ti ricordi di Nino? Mo su Rob. Ce lo vediamo. Il poeta della porta accanto c'è. Io prima di salutarti devo complimentarti, ho fatto la battuta all'inizio, però sei talmente tenero che molti nonni si immedesimano nella tua figura perché scherzi, giochi con i tuoi nipoti, sono belli. Cioè, la cosa più bella dopo i figli sono i nipoti, perché tu in loro rivedi i tuoi figli piccoli. È un discorso molto lungo, perché i figli sono i figli. Perché i figli li ha educati e i nipoti li ha maleducati. Cioè, al contrario, diventi complice. Ci sono creature che fanno una cosa, non lo diciamo a papà. Ah, sei complice? No, gli dici, non lo fare, questo non si fa. No, ha paura che poi diventa antipatico al nipote. Quindi il comportamento invece è diverso. Invece col figlio sei diverso, il figlio le ha educato, voglio, ma che sei? Quindi pensiamo di capire se è più duro con i figli e meno duro, più ma morbido. Ma sono stato morbido pure con i figli, sì. Ma sono morbido di natura. Un giorno stavamo in Umbria, sono arrivati tutti i quattro piccolini. E boh? Nonno, è vero che io sono il tuo nipote preferito. Non sapevo che varisce, ha detto, voi siete i miei nipoti preferiti. Ma pure giù così. Ciao Weekend Dance. Ciao Weekend Dance dal poeta della porta accanto e soprattutto il poeta dei nipoti. Però lì i nipoti li vizia. Viva i nipoti! Forza Napoli, viva l'inno! Forza Napoli! Sempre ovunque! Euronics Tufano ti aspetta per un viaggio nella convenienza dei prezzi stellari. Vieni a scoprire le offerte a te dedicate. LG Smart TV UHD 4K 75 pollici a 999 euro. Cellulare Motorola G32 tripla camera a 99 euro. Scegli la tua rata, paghi a febbraio 2024. HP stampante multifunzione a 39 euro. Euronics Tufano ti aspetta per un viaggio nella convenienza dei prezzi stellari. Euronics, un mondo più avanti. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni. Per info 081 81 86 619 www.edilcommercio.com
edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Giornata speciale, particolare allo store di Zumiguana qui a Marcianisi in provincia di Caserta, con me il direttore Antonio Coden in una forma splendida. Ciao a tutti, salve, buonasera a tutti. Grazie. Allora, tanti pelosetti, gara di bellezza canina, ma diciamo il motivo, lo scopo, l'obiettivo di Zumiguana è quello di far socializzare i pelosetti con i padroncini, con le persone, no? Assolutamente sì, hai detto una cosa veramente, poi tu avendo i cani lo sai bene. Noi è vero che organizziamo questo veramente perché tutti i cani possano stare insieme, è il momento che si possono conoscere per capire anche un cane meno aggressivo, più aggressivo, come socializzarlo, come farlo stare con gli altri, e poi la presenza di tutta questa gente ci riempie veramente di gioia. Grazie. Basta pensare, amici di Weekend Dance, che alle 16 di pomeriggio, alle 17, ci sono centinaia e centinaia di padroncini con i loro pelosetti, e questo sta a giustificare l'amore che noi abbiamo, e ripeto, l'amore che abbiamo con i nostri amici a quattro zampe. Assolutamente sì, ed è tanto vero che oggi abbiamo 750 cani in passerella. Insomma, neanche le miss arrivano a 750 unità. Assolutamente no, infatti ci stupiscono sempre i nostri clienti e noi li ringraziamo veramente, e io da parte della società, dalla voce di Antonello Catani, voglio ringraziare tutti per la presenza e grazie, grazie, grazie. Ermanno, 10 anni di show dog, 10 anni qui da Zumiguana. Allora, stiamo invecchiando con questa manifestazione, tu sei sempre un ragazzino, io almeno sto invecchiando con questa manifestazione, senza ombra di dubbio la più grande manifestazione cinofila amatoriale d'Italia. Quasi 900 cani, migliaia di persone, io non so più veramente che risultati raggiungere con Antonello, con la dottoressa e con Antonio Cotter, veramente non so più che risultati potremmo raggiungere con questa manifestazione. Insomma, diciamo che la nostra è una famiglia di cui faccio parte anche io, che amiamo gli animali, quindi quando si amano gli animali bisogna fare sempre queste cose belle. Antonello Catani è stato già lungimirante 10 anni fa nell'iniziare questo percorso, che va sempre bene, va sempre avanti. Antonello, con me e la dottoressa Santaniello siamo stati veramente tra i primissimi a fare manifestazioni totalmente gratuite per promuovere la cinofilia ad ogni livello, e mi fa piacere che anche dopo il momento del Covid, che ci ha un po' fermato, abbiamo ripreso crescendo sempre di più. Sono veramente manifestazioni con numeri che non fanno neanche le manifestazioni ufficiali internazionali. Tanto pubblico, tante razze canine, e anche loro hanno un pelosetto che partecipa oggi, no? Certo, un piccolo cucciolo che partecipa per la prima volta a questa bella iniziativa. Di quanti ha? Di quanti chili? 50. Allora non è un pelosetto, che razza è? È un Rottweiler. Rottweiler, quanto è importante partecipare, perché questo in effetti tende anche a socializzare il cane con l'umano, che è importante.
Assolutamente, credo che si rafforzi molto anche il rapporto uomo-animale in queste situazioni. Il cane è molto contento anche di fare queste nuove esperienze, per cui siamo molto contenti. È arrivato? È lui, il pelosetto di 50 grammi, no, il pelosetto di 50 kg, Rottweiler, eccolo qua se riusciamo, bellissimo, bello. Viva gli animali sempre questo. Quanto è importante l'amore dell'umano verso l'animale e viceversa, perché loro hanno più amore di noi. Assolutamente, importantissimo. Lui soprattutto con me, siamo un'unica cosa, non c'è differenza. Non c'è differenza. Quanti anni ha? 3 anni e mezzo. Eccole, è in gara naturalmente qui da Zomiguana. Sì, sì, ci stiamo divertendo. Si socializzano tra loro e socializza anche con il pubblico, l'animale è importante. Già abbastanza. È una bellissima esperienza, sia per noi che siamo i padroni, ma anche per loro. Socializzano meglio, socializziamo tutti meglio. Sì, no? Sì, veramente è un'esperienza fantastica, soprattutto per questa diciamo passeggiata dove noi riusciamo a confrontare e a valutare in minima parte questi piccoli cagnolini. È un red carpet, sì. Vai. Sì, sì, bellissimo. Auguri non per i tuoi 10 anni, ma i 10 anni di show dog qui a Marcianisa, caro Antonello, veramente complimenti. Grazie mille, ma il merito è soprattutto di chi ci segue e quindi per i nostri amici e i proprietari dei nostri amici, quindi grazie a loro ci viene lo stimolo, la motivazione per andare avanti, e siamo arrivati al 10° anno di Show Dog. 10 anni sono importanti perché c'è questo rapporto bello tra l'umano e l'animale, il cane, quindi si rafforza grazie a queste manifestazioni ancora di più. Sì, questa è la dimostrazione che noi siamo prima di tutto degli appassionati, degli amanti del settore. E anche perché oggi questa manifestazione è totalmente gratis, anzi ci sono anche dei premi e poi ci sono anche dei giudici internazionali, perché loro hanno capito qual era lo spirito e quindi con grande amore e grande professionalità ci aiutano ad omaggiare i nostri clienti e, ripeto, ai nostri piccoli amici animali. La cosa bella, caro Antonello, di domenica centinaia e centinaia di persone dalle 15 fino alle 21, cioè oltre all'amore per i propri pelosetti c'è proprio l'amore verso di te, verso Zomiguana, verso questa vostra squadra competitiva che organizza queste manifestazioni. Sì, in effetti mi dicono che diciamo abbiamo raggiunto nel picco delle presenze quasi 2000 persone. Questa è la risposta che ci viene data. E come fai a non organizzarti sempre di più e sempre fare queste cose con grande passione e amore? E allora, caro Antonello, archiviata il decimo compleanno, già si pensa all'11° di Show Dog. Assolutamente sì, poi tu sai benissimo, abbiamo inaugurato un punto vendita a Salerno pochi mesi fa, ce ne saranno altri due per la fine di quest'anno, uno a Via Luca Giordano al Vomero e poi soprattutto a Varcaturo, quindi c'è una grande motivazione per fare tutto questo, per investire, per creare posti di lavoro, per dare questo nostro contributo a queste, diciamo, a queste anime speciali. E poi c'è, come al solito, queste manifestazioni preferiamo, diciamo, lavorare con dei professionisti come voi di Weekend Dance. Insomma, è un imprenditore straordinario, fa tante cose belle e sono tutte cose che partono dal suo cuore e ve le trasmette. Complimenti. Poi c'è una cosa importante che non posso spoilerare, tu hai spoilerato due punti nuovi di Zomiguà, ma l'anno prossimo ci sarà una cosa particolare, posso dire l'anno prossimo, solo quello. Forse l'ho dimenticata, dillo tu. No, non lo, se mi autorizzi lo dico, altrimenti non lo dico. Comunque è una cosa bella che si darà l'anno prossimo, 2024. Thank you.
Friday jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt dance. Prova a indovinare 60 giorni, 60 ambienti, fino al 60% di sconto. Qual è la soluzione? È la Summer 60! Da Prezioso Casa arriva un'estate di sconti extra e finanziamento a tasso zero. Vieni a farci visita negli store di Salerno, Avellino e Castel Volturno. Segnala la presenza su preziosocasa.it, così salti la fila e ti assicuri un utilissimo regalo per il mare. Allora, che facciamo? Ci tuffiamo? Andiamo! Per le tue luminarie, scegli WeTrade Royal LED. Qualità ed esperienza a Carinaro. Abbiamo una struttura per quale... Abbiamo... Toto! Dove è ubicata l'azienda? Allora, noi ci troviamo in Napoli. In via Circo. In Napoli? Ma adesso chiudi la scuola, che devi chiamare? È il primo che faccio! È in il primo! In Napoli! Questo è il cuore pulsante dell'azienda, per chiudere la nostra intervista. Diciamo che qui arriva il cliente e muore il cliente tecnicamente. Aspetta, aspetta. No, come sei con 3-4 minuti? E te la giarai 3-4 minuti, aspetta, siamo quando lui mi dà... Abbiamo detto... Ah, 3-4 minuti fai papra! Hai detto il cliente muore, invece questo non, non la fa uscire il cliente muore. No. Qui arriva il cliente e muore il cliente tecnicamente. Tuo fratello ha detto che in questa stanza il cliente nasce e muore? Certo. Si può dire? No. Non va bene. Architetto, cosa fa il cliente questa quando arriva qua in questa stanza? Muore. Non si sa. Cosa fa il cliente? Muore. Escobar. Dai, arriva. No, non parliamo. In questa stanza il panino cliente. Non ti devo ringraziare. La ringrazia niente. No, non esci. Modo ne esci. No, ma è bello, ne abbiamo un do', bello. In questa stanza facimmi ballo. No, non ti toccare le no, ma che mica sta. Aspetta, ma tu mi devi dire vai, io. Ma tu ti tocchi le cose. Diciamo è la parte dove si inizia. East. Per finale tu devi dare il meglio di te. I neuroni non sono adesso collegati bene. Scollegati e collegati un'altra volta. Sì, a questo punto. Sì, e questa è la zona dove il cliente arriva. Nasce pure. Qui è dove noi il nostro cliente ce lo tuteliamo. Una tavola a 360 gradi. No, tu scusa, non vuoi su 360 gradi a mezzo di chi? Cioè tu ti incazzi, tu dici va bene, poi non va più bene. Il cliente dove viene curato? Ok, è un ospedale. Allora, dimmelo tu che cosa devo dire mo, perché mi sono inceppato. Leader nazionale e internazionale nel settore? Di eventi, fieristici. Fieristici? Ma io ti faccio tutto un appello e tu non vuoi. Nazionale ed internazionale nel settore... fieristico, quindi di che cosa... Ma perché tu, se tu come stai ingrippando mo? Se tu lo dici, io devo dire solo semplicemente sì, vino. Ma chi sto era fa? È vero, lo stavi dicendo. Cioè, ma io così è, non è facile. Ma tu era fa? Ti stai arrecchiando, tu muore. Vedi che la cash potrei andare con l'irro, mo. Guardala. Aspetta, un momento, fammi... deve passare per il mio cervello, un attimo. Il cliente, perché io devo non dovrei dire per realizzazione, progettazione, allestimenti, siamo presenti anche sui social, quindi tutti i social possibili e immaginabili, quindi vi aspetto. Ci siamo tre sui social: TikTok, Instagram e Facebook. Immaginabile. No. Quale cazzo immaginabile social? Chi lo ci sta? E allora dice tre social, perché dici inimmaginabile? Facebook. No, noi siamo presenti su Facebook. Sì, Dino, aspetta. Con il ringraziamento alla GIT, primo la GIT troppo. Sì, Dino, siamo anche presenti sui social, Instagram, Facebook.
LinkedIn Umsrich. Siamo presenti anche sui social, Instagram e Facebook. Siamo qui ad aspettarvi. Un bacione a tutti, arrivederci. A ciao. Qualsiasi tipologia di eventi. Sì, lui. Sta bene così, perché sta... è il punto. Made in Estetica. We support your business. A soli 3 anni dall'apertura della prima sede in via Sannullo Giuliano Licola, Officina Napoletana raddoppia. Un format dedicato prettamente a pizze e fritti in una location eccezionale. Nel cuore della città di Giuliano, in via Aviere Mario Pirozzi 68. È arrivata Officina Napoletana volume 2, pizzeria, friggitoria. Vi aspettiamo, numerosi e affamati. Weekend Dance.